Io ho guardato la mozione e ho anche discusso col gruppo perché d'impatto ho detto noi dobbiamo assolutamente votare a favore di una mozione di sfiducia al ministro Santanchè, atteso che pensavo fossero in discussione le politiche del Ministero del Turismo. E per quanto ci riguarda, le politiche del Ministro del Turismo sono totalmente fallimentari. E se noi avessimo avuto una fiducia che faceva riferimento, come prevede la Costituzione e i regolamenti, all'attività propria del Ministro del turismo, certamente avremmo votato a favore, esattamente come ieri abbiamo votato a favore, abbiamo anche spiegato perché non abbiamo firmato quella mozione, ma poi essere intesi non è necessariamente un fatto condivisibile e comune, l'importante è spiegarlo, ma abbiamo votato a favore perché era una mozione che chiaramente interveniva su un fatto politico. È quella che ci troviamo di fronte oggi è una mozione a firma del Movimento 5 Stelle, ma poi variamente commentata e sottoscritta idealmente anche da altre forze politiche, che riguarda tutt'altro. Addirittura gli estensori della mozione, il Movimento 5 Stelle, chiamano in causa la prima frase di questa mozione, non sono più neanche le questioni giudiziarie, sono le inchieste giornalistiche. Cioè la mozione si apre dicendo sono ormai noti i contenuti delle inchieste giornalistiche che hanno coinvolto la ministra Santanchè, eccetera, eccetera. Poi ci sono anche le questioni giudiziarie. E ieri io ho visto dalla televisione e poi ho visto anche sui siti che è intervenuta la collega Appendino in discussione generale dicendo che c'era questa mozione di sfiducia perché la vicenda non è solo giudiziaria ma politica. Ora, io pensavo che ci stava un'altra mozione, leggetevi questa mozione e la vicenda è totalmente giudiziaria con qualche inserto di inchieste giornalistiche. Io quando ho visto che parlava la collega Appendino sono rimasto un attimo colpito. Voglio fare una premessa, Presidente, e la voglio fare ai colleghi. Io ritengo che la condanna a 1 anno e 6 mesi nei confronti della sindaca Appendino sia una cosa fuori dalla grazia di Dio, esattamente come la condanna che c'è stata per Fuortes l'altro giorno per un operaio che è morto al Teatro dell'Opera. Io penso che sia una cosa fuori dalla grazia di Dio. Però a intervenire e mettere in mora un ministro e chiedere le dimissioni di un ministro è una collega che non è che è stata condannata in primo grado, non è che è rinviata a giudizio, non è che è stata condannata in primo grado, è stata condannata in secondo grado, confermata in appello, per una condanna a 1 anno e 6 mesi per disastro colposo, lesioni e omicidio colposo plurimi. Per me è aberrante, lo dico. E per me l'auspicio è che la collega Appendino al terzo grado di giudizio possa finalmente essere assolta rispetto a questa accusa. Ma trovo davvero singolare che l'arringa, che l'accusa da parte del gruppo Movimento 5 Stelle venga da una persona che è condannata in secondo grado, che è diventata vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che in base al regolamento delle candidature del Movimento 5 Stelle non sarebbe dovuta essere candidata. Vorrei chiudere perché mi consenta veramente un minuto, Presidente, perché quello che stiamo vivendo oggi, cari colleghi di tutte le forze politiche, lo abbiamo vissuto in quest'Aula in tante occasioni. Lo abbiamo vissuto nel 2006 con Francesco Storace, ministro della Sanità, che si dimette per l'inchiesta Lazio Gate e nel 2012 è assolto perché il fatto non sussiste. Lo abbiamo vissuto nel 2007 con Clemente Mastella, indagato dalla Procura di Catanzaro nell'ambito dell'inchiesta Why Not per abuso d'ufficio, viene archiviato nel 2008 con la seguente motivazione: non vi erano neanche gli estremi per poter iscrivere Mastella nel registro degli indagati. Nel 2008 viene accusato con la moglie di concorso esterno in associazione a delinquere della Procura di Santa Maria Capua Vetere, si dimette e cade il governo Prodi. Nel 2017 viene assolto con formula piena. Nel 2011 Francesco Saverio Romano, ministro dell'Agricoltura, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, assolto nel 2012. E arrivo nel 2014, Nunzia De Girolamo, neanche indagata, si deve dimettere, poi ovviamente nel 2022 assolta. Nel 2015 Lupi, ministro delle Infrastrutture, si dimette a seguito della pubblicazione di intercettazioni e chiaramente non ci poteva essere una soluzione perché non c'era niente, ma si è dovuto dimettere. La Guidi nel 2016 perché il fratello aveva parlato, ovviamente non c'era niente e si è dimessa. Se vorrei, non si è dovuto dimettere, chiedete a Fassino che cosa ha passato per 10 anni per la questione del Salone del Libro. E non voglio parlare di Oliverio, il presidente della Regione Calabria che è stato perseguitato. Ho veramente chiuso, Presidente, non voglio parlare di due perseguitati noti che si chiamano Matteo Renzi, la persecuzione giudiziaria è arrivata sulla famiglia e sui genitori.
e Silvio Berlusconi, la cui persecuzione giudiziaria prosegue anche dopo la morte. Questa è la realtà nella quale ci troviamo. Ci sono altre due persone, e ho chiuso, che sono il Simone Uggetti, sindaco di Lodi, che è stato arrestato nel 2006 per turbativa d'asta. Il 1 agosto si dimise, arrivò il vice sindaco, commissario nel 2017 le elezioni, cambia la maggioranza, viene la maggioranza di centrodestra, per la prima volta governa la Lega, e nel 2023 viene totalmente prosciolto. Fatto saltare una maggioranza per un'inchiesta che poi è stato prosciolto. E la stessa cosa, per rimanere, con Giambattista Fratus, della Lega, che nel maggio del 2019 va agli arresti domiciliari per corruzione elettorale, nel 2020 viene condannata a 2 anni in primo grado, a gennaio del 2004 viene assolto in appello, intanto nel 2019 commissario, elezioni e il sindaco di centrosinistra. Ma non vi basta tutto questo per capire che non possiamo farci condizionare nell'attività politica dalle vicende giudiziarie che devono avere il loro corso, e la politica, tanto più quando riguarda gli avversari, deve difendere la sua funzione, che non ha nulla a che vedere con le inchieste giudiziarie. Grazie. Che sono inchieste, e che deve essere provata la colpevolezza delle persone e non le persone la loro innocenza. Grazie.